Non arrabbiarti, dai delle alternative valide. Buongiorno, buon caffè. Devo questa idea a Raffaele Gaito, espressa durante l'incontro Umani, e quindi gliene riconosco la paternità e non me ne arrogo il controllo. Mi limito a diffondere il suo punto di vista, che mi sembra eccellente. Perché le cose belle vanno raccontate, lo meritano. Grazie Raffaele. Quello che ha detto è proprio quello che ho detto nell'apertura di questo caffè. Quando ti trovi davanti qualcosa di fastidioso, che distrugge i valori, che distrugge le persone, che getta nel panico, getta nell'angoscia, inutile arrabbiarsi, inutile trollare, inutile cercare delle risposte violente. Quello che devi fare è proporre delle alternative che stiano in piedi. Lui diceva, a proposito dei tanti fuffaguru, come vengono definiti nel gergo, che ti dicono che se non sei nessuno, se quando non hai 20 anni non hai già la Lamborghini, l'appartamento mega galattico a Dubai, se non hai fatto i soldi, se non fai queste cose qui, non sei nessuno. Non sei nessuno se alle 4:30 di mattina non hai già fatto 20 minuti di meditazione, 3 ore di corsa, la doccia fredda, gelata, che adesso va molto di moda, e non sei pronto per una giornata di performance, di lavoro, duro lavoro, non sei nessuno. No, sei un imbecille se fai questo, sei un fallito se pensi questo, sei un derelitto se pensi questo. No, non è questa la giusta risposta. La giusta risposta non è arrabbiarsi, la giusta risposta è far vedere che esistono dei modelli alternativi che sono decisamente migliori, innanzitutto perché più veri e più vivi e più realizzabili, e poi perché c'è dentro tanta gioia, tanta soddisfazione, tanto calore da bruciare quelle cose, incenerirle. Come raccontiamo con la nostra vita tutto questo? Come facciamo a innamorare delle cose che per noi contano con la nostra vita, con quello che facciamo? Una bella sfida, eh? Buongiorno e buon caffè.